pace e bene. Sono Fra Nicola. Ecco, come in queste sere, come in queste ultime sere, ecco, ho il compito di accompagnare tutti voi che siete a casa, carissimi telespettatori, a vivere giorno per giorno questi appuntamenti che ci portano alla festa liturgica di San Pio. Ecco che proprio in questo istante Padre Rinaldo Totaro, il guardiano di questa fraternità, tiene questo momento speciale di preghiera che chiamiamo proprio la novena. È il terzo giorno e quindi viviamolo intensamente. Anche senza niente, se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore, nella pazienza e nell'umiltà di Cristo Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Oggi il Signore ci invita a riflettere sull'umiltà di cuore e vogliamo prima di tutto guardare all'umiltà del cuore di Gesù, che ha svuotato se stesso della divinità per essere in mezzo a noi, e poi all'umiltà del cuore di Maria. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, e ancora vogliamo ricordare l'umiltà di Padre Pio, un uomo semplice che si è consacrato totalmente al Signore, divenendo un umile frate che prega e soprattutto che vive nella semplicità e nell'ubbidienza. Allora vogliamo ascoltare la parola che il Signore ci dona, ma soprattutto vogliamo chiedere a Gesù, a Maria, a Giuseppe e a Padre Pio l'umiltà di cuore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te, lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Da una lettera di Padre Pio ad Anita Rodote. Quanto più le grazie ed i favori di Gesù crescono nell'anima vostra, tanto maggiormente dovete umiliarvi, tenendo sempre voi l'umiltà della nostra celeste Madre, la quale, nell'istante che divenne Madre di Dio, si dichiara serva ed ancella del medesimo Iddio. Nelle cose prospere ed avverse che vi avvengono, umiliatevi sempre sotto la potente mano di Dio, accettando con umiltà e pazienza non solo quelle cose che vanno a secondo del vostro gusto, ma ancora accettando con umiltà e pazienza
le tribolazioni tutte che Egli vi manda, per sempre maggiormente rendervi a Lui più accetta e sempre più degna per la patria celeste. O glorioso San Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo. Accanto a chi è lontano, è il Padre che nei cieli e fa misericordia per te, fedele servo, da pace a chi ritorna. Immagine di Cristo segnato nel suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero sacerdotale hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concede a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio dal quale procede ogni bene, ci benedica, vi protegga, vi custodisca per la vita eterna. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.